Un mondo parallelo, il mondo del futuro. Un ragazzino che vive tra i più alti grattacieli di New York, sporgendosi alla finestra, osserva il mondo esterno. Nota che, anche se con uno sguardo ingenuo, la Terra è diventata completamente dipendente dal petrolio. Ci sono industrie che scaricano fumi neri, i quali rendono una bella giornata soleggiata una cupa giornata tenebrosa. Ci sono molte auto e moto, ma poche bici, quasi inesistenti. Ci sono persone che utilizzano la plastica in modo sconsiderato, senza sapere che stanno rovinando o addirittura distruggendo in pochi anni quello che si è formato in millenni. Si cancellano migliaia di ecosistemi e di conseguenza anche la flora e la fauna locale che li contraddistingue. Il cambiamento climatico dovuto all'inquinamento è molto diffuso in questo periodo. Un esempio evidente è quello degli alberi secchi. Esso potrebbe anche portare per l'uomo ad un incremento di problematiche come la malaria e la malnutrizione. Nell'ambiente c'è lo scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento dei mari, alluvioni, inquinamento dell'acqua e carenze di risorse idriche, aumento degli incendi a causa dell'alta temperatura e a una notevole siccità. Tutto ciò è rappresentato dal buco dell'ozono, che porta ad un clima non più ben definito. Per avere una visione più completa, si reca sulla alta torre dell'orologio, da dove non si scorge tanto per via dell'inquinamento. Ingranaggi vecchi e arrugginiti riescono a girare a malapena. Allo scoccare dell'ora sento un vento gelido giungere alle sue spalle. All'inizio non ci fa caso, ma infastidito si gira. Subito rimane estasiato. Non può credere a ciò che sta ammirando, tanto che i suoi occhi si illuminano d'una luce intensa e brillante. Vede luoghi a lui familiari, ma con un'aria diversa. I vecchi cantieri sono diventati dei verdeggianti parchi. Gli altissimi grattacieli sono diventati delle casette in legno che infondono un'aria pittoresca al paesaggio. Le macchine si sono quasi estinte. Maggiormente diffuse sono le bici, che possono circolare facilmente lungo sicure piste ciclabili. Vede passare un uomo per il marciapiede.
È un adulto serio e rispettabile e sembra molto attento a mantenere la città in ordine. Il signore si gira e, quando vede il ragazzo, rimane sbalordito. È identico a se stesso da giovane. Gli si avvicina incuriosito per la somiglianza e i due iniziano a discutere. Il ragazzo scopre di aver viaggiato nel tempo e il signore gli dice che è occorso molto per trasformare il mondo. Il ragazzo, dopo essere tornato nel proprio mondo, cerca di evitare l'inquinamento attraverso piccoli gesti. In questo modo il giovane uomo, anche se solo ai suoi compagni, fornisce l'esempio da seguire per un mondo migliore e più pulito. Non si ferma più e le sue manifestazioni sono diventate importanti e conosciute a livello internazionale. La seconda F, in seguito alla coinvolgente lettura del libro Fai Qualcosa di Fabio Geda, avevo deciso di aiutare anche noi l'ambiente, prendendo spunto dagli ideali dei protagonisti del libro. Infatti abbiamo deciso di realizzare dei cestini adibiti alla raccolta differenziata, personalizzandoli in base ai nostri gusti personali. Per la realizzazione di questo cestino adibito alla raccolta del sacco residuo, prima ci siamo procurati i materiali necessari, come colla, tortici, stoffa. E poi abbiamo trovato un cartone in un negozio di periferia dopo una lunga ricerca. Per realizzare questo progetto siamo andati al supermercato e abbiamo chiesto un cartone di gemelli in ciclone. Dopodiché noi abbiamo preso questi gemelli e abbiamo ritagliati. Poi abbiamo preso una colla diminuita con l'acqua, sempre riciclata, e ce l'abbiamo incollata. Poi abbiamo creato quattro buchi in cui infilare due fili per fare due maniglie. Dopodiché abbiamo preso sempre della pittura riciclata, diluendola con l'acqua e creando la scritta carta. E così abbiamo realizzato un cestino riciclato della carta. Per mercati in periferia a prendere dei cartoni da riciclare. Poi abbiamo preso dei nostri scarti di plastica e li abbiamo appiccicati con della scotch. Per creare questi cestini ci siamo preparati in cartoni per uno che sono le cose. Le abbiamo ricoperte con delle tempere, formando i colori della nebbia. E così, decorandole con un angolo, abbiamo aggiunto semini e ho decorato. Infine abbiamo messo una scritta, l'abbiamo colorata e incollata. Un libro che si chiama Fai Qualcosa, ce l'ha consigliato la nostra professoressa di italiano, è molto bello, infatti l'ho finito in un mese. Di che cosa si tratta? Io so di che parla, la storia di quattro ragazzi di 14 anni, Zaira, Luca, Matteo e Anita, che capiscono che per ovviare il problema della plastica nella mensa, le proteste devono partire da loro. Così decidono di fare una protesta, per incitare i loro preside ad accogliere la loro idea. Fare una mensa senza piatti, bicchieri posate di plastica. Via. Lo fanno con l'aiuto della loro professoressa di storia, che un giorno gli racconta di aver preso parte ad un movimento di protesta nel G8 di Genova del 2001. Scusate, cos'è il G8? Ho letto su Google che i fatti del G8 di Genova sono una serie di eventi di protesta avvenuti tra il 19 e il 22 luglio 2001 durante una riunione di capi di governo
degli 8 maggiori paesi industrializzati, movimenti da droga, le associazioni pacifiste, di droga, manifestazioni di dissenso, tumulti di piazza. Anch'io ho letto il libro, l'ho trovato molto interessante, fa riflettere sull'essere parte di una comunità. Concordo su ciò che hai detto e aggiungo che mi ha insegnato a interessarmi tanto al pianeta quanto alla propria scuola. Perché i cambiamenti, quelli veri, partono dal nostro piccolo. Spero vi sia piaciuta la storia di questo libro. Se volete continuare a leggere il libro, legatevi alla Gorà. Fai qualcosa! Buon pomeriggio ragazzi, siete pronti per ordinare? Sì, grazie. Benissimo, cosa vi porto? 2 succhi alla pesca e 2 all'ace. Se possibile con cannucce biodegradabili. I vostri succhi arrivano subito insieme alle cannucce bio. Ce l'abbiamo fatta. Puoi dirla forte. Non posso crederci. I succhi alla pesca. Se questo vi sembra salvare il pianeta. Ma è possibile che anche in questo momento devi essere così critico? Raga, che facciamo? Andiamo? Ok. Ehi Matteo, una cosa per te. Cosa? Un infinito? Sì, così i nostri sogni si realizzeranno e staremo per sempre insieme. Guarda, è un identico al tuo.
Ragazzi, noi andiamo, sono fatto tardi. A domani. Io devo andare a casa. Va bene, principessa, come vuole lei? Ciao, scemo. Mamma mia, veramente. Marito! Cos'è successo? Dove mi trovo? Ciao Matteo, tranquillo, ti trovi in ospedale in seguito ad un incidente. Stiamo monitorando i tuoi valori. E Anita, come sta? Sta bene? Mi dispiace. No, 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 non posso crederci, vorrei stare solo. Matteo, oddio, non posso crederci, questo è un miracolo! Anita, com'è possibile che sei qui? Caro mio Matteo, abbiamo così tante cose da raccontarti. Quando mi risvegliai dopo l'incidente, i dottori ci comunicarono che eri ufficialmente in coma e così noi continuammo a credere in te e infatti eccoti qui, dopo 5 mesi ti sei risvegliato. Tutto questo è incredibile. Perché quella faccia? Anche notizie belle per te. Ora sono curioso. Il preside, per onorarti, ha reso l'istituto più eco-friendly, eliminando la plastica e inserendo pannelli solari. È fantastico. Cosa ti prende ora? È che strano che tutto questo è successo a noi. Perché a noi? Noi dovevamo vivere una vita felice. Noi siamo felici e lo saremo per sempre. Non ti lascerò, soprattutto in questo momento che ti ho ritrovato. Sono stato veramente fortunato a incontrarti. Sei il mio...